Oggi è la giornata mondiale della lentezza, un momento ideale per parlare anche di scienza. La scienza, lo diciamo sempre, non è perfetta, ma funziona. Basti pensare che 100 anni fa in Italia la speranza di vita si aggirava intorno ai 50 anni, mentre nel 2019 era di 81 anni per gli uomini e di 85 per le donne. Nonostante ciò, i progressi teorici e tecnologici richiedono tempo, un tempo che spesso non è in linea con le nostre aspettative, con i bisogni di un singolo individuo, soprattutto in una società dell'informazione come la nostra, dove il bisogno di essere costantemente informati e aggiornati ha raggiunto livelli impensabili fino a pochi anni fa. Questa dissonanza produce effetti pericolosi, tra i quali il bisogno di fornire risultati in continuazione. Quelle che spesso definiamo bufale o, se preferite, fake news riguardo alle scienze, non sono esclusivamente notizie false. Anzi, spesso si tratta di notizie trasmesse impropriamente, che fanno di un primo risultato ottenuto in laboratorio, ancora molto lontano dalla validazione della comunità scientifica e ancor più lontano da qualunque applicazione tecnologica, una scoperta definitiva e pronta. Questo crea una frattura molto profonda e pericolosa tra scienza e società civile, nel momento in cui le aspettative di chi legge non trovano riscontro nella realtà. E le colpe di una cattiva informazione, che a volte è imputabile anche a scienziati in cerca di visibilità o profitto, ricade sulla scienza tutta. Il problema però non è solo esterno, non riguarda solo la percezione che della scienza si ha, ma è una questione interna che sta cambiando il modo di fare ricerca. Publish or perish, pubblica o muori, si dice sempre più spesso nel mondo accademico. I ricercatori di tutti i settori scientifici, dalla storia alla fisica, sempre più afflitti dal precariato, sono costretti a pubblicare il più possibile nel minor tempo possibile, in un sistema di valutazione che predilige la quantità alla qualità. I finanziamenti nazionali e internazionali premiano progetti per ottenere risultati specifici che abbiano un'applicazione immediata sul piano tecnologico, a discapito di progetti rivolti a nuovi campi di ricerca più ambiziosi e difficili, ma sul lungo periodo rivoluzionari. Darwin ha lavorato 28 anni alla sua teoria. Non dobbiamo dimenticare che se molti scienziati del passato avessero avuto a disposizione 6 mesi o un anno per produrre i risultati delle loro ricerche, oggi non avremmo ottenuto gran parte delle scoperte che hanno segnato il nostro tempo e la nostra fortuna. Non dobbiamo dimenticare che la scienza non è solo applicazione tecnologica, ma rappresenta un percorso filosofico, un'opera antropologica che certamente deve tenere presente le necessità della società e dell'economia, ma non può ridursi a queste. Non dobbiamo dimenticare che per fare grandi scoperte serve tempo, a volte una vita intera, a volte intere generazioni di studiosi che lavorano senza produrre qualcosa di apparentemente tangibile. Oggi invece i grandi finanziamenti pubblici e privati puntano più sull'innovazione che non sulla conoscenza. Il valore di uno scienziato o di un gruppo di ricerca si misura in tecnologie realizzate e questo è molto pericoloso. Perdere il valore della scoperta in sé, dell'esplorazione, della meraviglia del conoscere, del trovare risposte, ci proietterà in una società tecnologica, ma non scientifica, in una società dove vi è appunto innovazione, ma non progresso. Se vogliamo mantenere invece vivi i valori che hanno animato quei pensatori ai quali dobbiamo il nostro benessere, sarà il caso di elogiare la lentezza della scienza, di dare risalto al suo aspetto più creativo e filosofico, di fare tutti in modo che la conoscenza torni a disporre del tempo che necessita.